Ora, siccome gli esseri divini, Gaia, ad esempio, è apparsa a Fatima nel 1917 per darci un messaggio dove recava tutta una serie di cose che noi dovevamo mutare. La profezia e le profezie che ci parlano di certe cose sono indicative di un'analisi, di una situazione che può essere, se mutata, cambiatrice della profezia. La profezia non è un fatto ineluttabile, la profezia è, viste oggi le condizioni, se voi non cambiate, accadrà questo, questo e questo. Vedete, fare previsioni, amici, è solo una situazione di capacità di calcolo, elaborazione. Oggi noi, grazie ai potentissimi calcolatori elettronici che elaborano in tempo reale un'enormità di dati di più rispetto al nostro cervello, facciamo le profezie del tempo, cioè siamo in grado di dire da prima settimana che tempo farà. Siccome Dio ha la capacità di calcolo infinita, per lui è facile, vedendo la situazione di oggi e conoscendo lui la legge, come sarà l'uomo 300, 200, 300, 400, 500, 600, 1000, 2000 anni. È quello che ha fatto Cristo. Ha elaborato i dati e ha detto: se voi non vi ravvedete, amici, non vuol dire cambiare religione, vuol dire rivedere la propria vita. Infatti la Vergine e Cristo, i santi, appaiono ai cattolici, non appaiono ai musulmani per dirgli voi state sbagliando, diventate cristiani. Appare a noi. Gli ammonimenti che la Vergine, Cristo e i santi danno, li danno a noi, perché la nostra vita tutto è tranne che ama il prossimo tuo come te stesso, non fare ad altri ciò che vorresti fosse fatto a te, che non è un fatto filosofico, è un fatto di legge, azione e reazione. Non è che perché io non ci credo sfuggo. La fortuna è cieca, la sfiga c'è la vista d'aquila, no, lo sapete. È così, amici. Quindi le profezie, la profezia di fatti, ma annuncia terribili conseguenze in questo tempo per le terribili azioni e gli errori gravissimi che l'uomo compie in relazione alla legge che governa la creazione. Noi siamo un virus che sta avvelenando e uccidendo la cellula madre terra, che è l'unica che ci può dare la vita. Non abbiamo un pianeta di riserva. I ricchi lo stanno cercando, Marte, ecco, vi ho fatto un nome a caso, perché siccome sanno loro l'ineluttabilità delle conseguenze delle loro azioni, ma non vogliono mollare la poltrona, se la vogliono tenere stretta, preferiscono distruggere questo mondo e trapiantare il loro sistema criminale in un altro pianeta. Ovviamente non gli sarà permesso, però lo vogliono fare.